Le notizie del giorno a cura di Radio DGS. In Calabria, 0 casi anche per oggi secondo il bollettino regionale Covid-19 diramato alle ore 17. Intanto sono iniziate le operazioni di trasferimento dei 13 pakistani risultati positivi al virus e che da domenica si trovano ad Amantea. I migranti saranno spostati all'ospedale militare Il Celio di Roma. 13 persone indagate a vario titolo, di cui 9 sono finite agli arresti domiciliari per attività estorsive, furto e ricettazione. E questo il bilancio dell'operazione Gypsy Village scattata stamane e che ha impiegato 120 carabinieri. L'inchiesta è della Procura di Cosenza e ha disarticolato un'organizzazione con ramificazioni a Cosenza e nell'Interland fino a Barcellona, Pozzo di Gotto nel Messinese. Emergenza rifiuti, se ne parla poco, ma c'è ed è sempre in agguato. Noi abbiamo intervistato il sindaco di Vende, nonché presidente dimissionario del lato Cosenza, Marcello Manna, che ci ha spiegato la situazione con un monito anche ai sindaci eroi che vogliono risolvere l'emergenza da soli. È un sistema che non funziona, non credo che ci sia un sindaco che possa risolvere i problemi da solo. Se dipende, per esempio, dalle discariche che ci sono a Rossano e quelle a San Giovanni in Viore che chiudono perché hanno raggiunto i livelli già previsti e quant'altro, c'è poco da dire che si risolvono i problemi. Se quelle discariche sono chiuse, sono chiuse. Sul Tirreno Cosentino, a Cetraro, una tanica di benzina ritrovata all'interno della cucina dello stabilimento balneare di Lampezia, andato in fiamme nella notte tra domenica e lunedì. È bastato questo particolare agli inquirenti per avvalorare la tesi dell'incendio doloso e sulla vicenda è intervenuta anche l'amministrazione comunale, che ha espresso solidarietà ai proprietari. A Diamante, 20 piantine di peperoncino della mostra Peperoncino sul mare allestita sul lungomare sono state rubate. Un gesto inqualificabile, ha commentato il sindaco Ernesto Magorno, che mortifica l'impegno che in sinergia con il professore Enzo Monaco stiamo mettendo in campo per promuovere la città in questa complessa e delicata stagione estiva caratterizzata dalle difficoltà del periodo post-Covid. Teorema Cosenza è il libro del giovanissimo freelance dell'Alto Tirreno Cosentino Saverio Di Giorno, una ricostruzione attraverso documenti e atti giudiziari sulle zone grigie della nostra provincia in cui politica e malaffare si incontrano. Noi abbiamo intervistato Di Giorno. Ho voluto appunto accendere i riflettori su quella che praticamente è diventata una leggenda negli ultimi anni, cioè l'esistenza di una cupola massomafiosa di cui però non ci sono mai state prove giudiziarie vere e proprie, o meglio qualcuno ci ha provato, molte indagini sono finite nel nulla. In Basilicata rivalutiamo gli antichi ponti del fiume Noce e l'iniziativa che si terrà sabato 25 luglio a Rivello a partire dalle ore 18 presso l'ex convento di Sant'Antonio. Tecnici, storici e amministratori si confronteranno su questo progetto dal valore storico-turistico. A Maratea da stamane è aperto il centro Covid gestito dall'ASP di Potenza con strutture di assistenza e monitoraggio attraverso supporto telefonico per turisti e triage con tende allestite anche all'ospedaletto di Lauria. Parte così il programma di monitoraggio in favore di un'estate sicura. Sempre da Maratea, giovedì 30 luglio presso il porto turistico si terrà il premio La Perla, organizzato dalla Proloco. Sarà premiato il giornalista potentino Vincenzo Quaratino, laurea in scienze della comunicazione presso l'Università LUMSA con il massimo dei voti e la lode, è già capo redattore centrale dell'agenzia ANSA. In Cilento, una donna di 81 anni di Casal Velino è risultata positiva al coronavirus. Si tratta del terzo caso in poche settimane che viene riscontrato nella zona. Fine settimana senza acqua nei comuni costieri del Cilento, con disagi per residenti, imprenditori e turisti, tant'è che si sta pensando a una class action contro Consac. Il tutto sarebbe stato causato dalla rottura di una condotta centrale.
è tutto, ma l'informazione non si spegne. Per gli aggiornamenti continua a seguirci su www.radiodgs.net o sulla nostra pagina Facebook Radio DGS.